Noi fin dall'inizio, quando ancora i decreti non erano così restrittivi, avevamo dato libera scelta ai nostri collaboratori per poter scegliere appunto se lavorare in ufficio piuttosto che lavorare da casa, e dopo un periodo transitorio abbiamo poi fatto una scelta definitiva e tutti i 18 dipendenti sono stati forniti delle tecnologie necessarie per lavorare in smart working. È chiaro che lo smart working ha scardinato comunque delle abitudini che direi secolari, nel senso che Area Italia ha una storia di 30 anni. Io e il mio socio Andrea siamo i primi ad arrivare in ufficio e gli ultimi ad andare. Tutto questo oggi non è più possibile. Siamo stati sempre abituati a lavorare fianco a fianco con i nostri collaboratori e oggi invece abbiamo dovuto attivare anche dei codici di comunicazione diversi, ma è chiaro che tutto questo ha comunque risaldato ancora di più quel rapporto di fiducia che sempre abbiamo avuto con loro. E qui mi sento davvero di dire grazie, no, ai nostri collaboratori, perché comunque credo che dopo la novità del lavorare da casa, che può essere anche piacevole per tanti, è diventata anche, credo, una fatica, perché comunque si tratta di gestire il lavoro con l'impegno di sempre e anche la famiglia, i bambini che non vanno a scuola. Qual è la sfida che vi aspetta nel prossimo futuro? Molte cose sono cambiate, stanno cambiando, cioè la comunicazione ha virato verso nuovi codici comunicativi, lo vediamo, no? Io dico spero, si sta esaurendo quella fase del io resto a casa e dell'insieme ce la faremo, ma credo che sta però entrando un'altra fase, che è quella della consapevolezza della ricostruzione, no? Cioè della rinascita, questo orgoglio dell'italianità. Sentiremo, credo, un po' tutti come bisogno proprio etico il consumare italiano. E su questo vedo che già si stanno muovendo le cose, nel senso che stiamo lavorando, ad esempio, su alcuni packaging dove stiamo esaltando quelle che sono le caratteristiche di italianità del prodotto, gli ingredienti, piuttosto che negli annunci pubblicitari stiamo cercando di esaltare, no? Un po' questo prodotto che nasce in Italia e oltre ad essere un'eccellenza è anche motivo di sostegno dell'economia del nostro paese. E così ci stiamo guardando attorno per capire quelli che possono essere delle opportunità. Un'altra opportunità, secondo me, che sta venendo fuori, soprattutto per la nostra Emilia. Io credo che il turismo sarà un'altra di quelle voci che può creare opportunità per agenzie come la nostra, nel senso che sarà un turismo di prossimità, sicuramente, ci sarà una rivitalizzazione delle seconde case, delle località di villeggiatura del nostro Appennino, che credo che vedrà dei flussi turistici che non vedeva dagli anni 60 o dagli anni 70. E su questo noi stiamo lavorando, su un progetto di marketing territoriale, per far sì che sia le amministrazioni, ma anche gli operatori che lavorano sul territorio possano essere pronti per affrontare questa sfida, che non deve essere la sfida dell'emergenza, ma la sfida di far capire che quelle sono località turistiche che possono essere attrattive anche per il futuro. Con questo sguardo, insomma, rivolto alle opportunità nel momento difficile, io la ringrazio molto per questo contributo e le auguro davvero buon lavoro. Grazie a voi.